Buongiorno a tutti, il mio nome è Giuliano Grignaschi e il mio compito oggi è quello di introdurvi al delicato tema della sperimentazione animale. E per fare questo mi servirò di una serie di slide che poi chiaramente vi verranno lasciate e che poi potrete rivedere. Allora, come vi dicevo, il mio nome è Giuliano Grignaschi e io sono responsabile del benessere animale degli stabulari dell'Università degli Studi di Milano. E oltre a questo sono segretario generale di Research for Life, che è una piattaforma multi-stakeholder, cioè un gruppo di realtà che a vario titolo si occupano di ricerca in ambito biomedico, partendo da associazioni di pazienti, arrivando a università, istituti di ricerca, IRCCS, associazioni, società scientifiche, associazioni di medici, giornalisti, eccetera, tutti con l'intento di cercare di far parlare il mondo della ricerca biomedica con una sola e autorevole voce. In particolar modo, quello che noi vogliamo fare in questo periodo è quello di far parlare la comunità della ricerca biomedica sul tema della sperimentazione animale. Un argomento che, lasciatemi dire, è assolutamente spinoso, che nessuno negli anni passati ha voluto affrontare in maniera completa, in maniera seria, se non l'associazione animalista che giustamente sostengono la loro tesi. Ma c'è stato sempre un grande silenzio da parte della comunità scientifica nel sostenere l'effettiva necessità dell'utilizzo di questo tipo di modello. E per questa ragione io oggi sono qui, per cercare di introdurvi a questo mondo dandovi delle spiegazioni che probabilmente ad oggi nessuno vi ha dato. Allora, partiamo dall'inizio, cerchiamo di fare un percorso. Quello che vorrei fare con voi è veramente un percorso. Allora, partiamo dal proprio concetto iniziale. Qual è il modello migliore per studiare le malattie dell'uomo? Beh, sicuramente il modello migliore per studiare le malattie dell'uomo sarebbe l'uomo. Dopodiché può esserci l'animale da laboratorio, possono esserci le culture cellulari, dalle più sofisticate, i bioreattori, i microchip, alle più semplici, le culture cellulari monolayer. E poi possono esserci metodi in silico, simulazione a computer e tutta un'altra serie di cose. Ma sicuramente il modello migliore sarebbe l'uomo. Solo che, come voi sicuramente ben sapete, la nostra società dopo il periodo buio del nazismo e dei campi di concentramento, in cui tanti studi sono stati fatti su uomini assolutamente non consenzienti, e quindi tanti uomini e donne sono stati utilizzati per fare gli studi in maniera assolutamente forzata, da dopo quel periodo la nostra società ha deciso che questo tipo di comportamento non è eticamente accettabile, per cui l'uomo non può essere utilizzato come modello sperimentale per studi in un tipo di ambito, a meno che appunto non ci sia un consenso informato e il volontario non sia effettivamente tale, quindi non dia il suo consenso per essere inserito all'interno di una sperimentazione. Intendiamoci bene, questi studi fatti dai criminali, di questo si tratta, nazisti, nei campi di concentramento hanno dato degli importanti risultati dal punto di vista della ricerca biomedica. Ciò nonostante, il fatto di dare buoni risultati non può essere l'unico parametro da valutare. Devono esserci dei parametri etici da valutare e sulla base di queste considerazioni, come dicevo prima, la nostra società si rifiuta di utilizzare l'uomo come modello sperimentale. Quindi parametri etici, abbiamo detto, ai quali anche la scienza si deve sottoporre. Ma che cos'è l'etica? Beh, se andiamo a vedere l'etica dal punto di vista della sua radice etimologica, scopriamo che l'etica è la scienza dei costumi, cioè descrive i modi di vivere e le abitudini degli uomini, nel senso che indaga la volontà e l'azione dell'uomo in quanto essere libero e razionale, capace di dare a se stesso un insieme di valori e di norme da rispettare. Quindi la riflessione filosofica sui problemi etici ci aiuta a costruire un mondo di valori e a discutere norme che prima magari parevano ovvie, metterle in discussione e a formulare dei principi per stabilire ciò che è bene e ciò che è male. Ogni cultura chiaramente ha i suoi valori di base incancellabili. Tuttavia, tutte le norme possono essere sottoposte in discussione con il passare del tempo, salvo evidentemente il fondamentale valore della discussione stessa e del rispetto dell'altro. E dato che nel corso della sua vita l'uomo è sottoposto a una serie di condizionamenti biologici, psicologici e socioculturali, deve essere in grado di riconoscerli, valutarli, accettarli o respingerli o cercare di modificarli. E in questa attività noi ci realizziamo come esseri morali, cioè degli esseri che fanno delle scelte delle quali poi dobbiamo considerarci responsabili.
l'uomo è l'unico animale che si assume effettivamente la responsabilità della sua esistenza. Tenendo conto anche che l'etica e queste scelte morali non investono soltanto l'ambito soggettivo, ma investono la vita dell'intera collettività. Cioè ogni volta che facciamo una scelta, che prendiamo una decisione su qualche cosa, stabilendo se è bene o se è male, dobbiamo considerare che non stiamo scegliendo solo per noi, ma stiamo scegliendo per tutta la società che ci circonda. E questo è un dato estremamente importante. E quindi come si forma una posizione etica? Si forma evidentemente a partire da una scelta morale, tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E ogni scelta morale si basa evidentemente sempre su due aspetti: l'emotività, l'empatia, fattori psicologici e socioculturali, e la razionalità, la conoscenza dell'argomento. Cioè qualcosa che a prima vista ci può sembrare sbagliato sulla base della nostra emotività, una volta conosciute le reali ragioni e i reali motivi, può sembrarci meno sbagliato o addirittura giusto. E evidentemente è vero al contrario, una cosa che ci sembra giusta all'inizio, una volta conosciuti i veri motivi, una volta conosciute le vere ragioni per le quali sta avvenendo, può sembrarci, può cambiare nella nostra visione e diventare effettivamente sbagliata. È chiaro che scelta ad alto impatto emotivo, che è il primo che noi andiamo a provare nel momento in cui siamo chiamati a dover decidere su qualcosa, devono essere bilanciate da un'approfondita conoscenza, non solo dell'argomento specifico, ma anche nel contesto in cui è inserito. Questo significa che tutto quello che coinvolge fortemente la nostra emotività deve essere bilanciato da una grande razionalità, da una grande conoscenza dell'argomento. La sperimentazione animale è sicuramente uno di quegli argomenti che coinvolge molto la nostra emotività, perché tutti noi proviamo una grande empatia per gli animali, tutti noi probabilmente abbiamo a casa dei pets, degli animali da compagnia, e siamo inseriti in un contesto socio-culturale e psicologico che ci porta sicuramente in questa direzione. Tuttavia, non tutti noi sappiamo veramente bene che cosa sia la sperimentazione animale, quanto sia normata, se esistano meno dei metodi alternativi, di che animali stiamo parlando e di che numero, inseriti in un contesto più generale, in quali settori venga utilizzata la sperimentazione animale e con quali risultati, per poter avere accesso ad un'informazione che sia veramente corretta, e che non sia un'informazione che cerca soltanto di far pendere la bilancia da una parte piuttosto che dall'altra. Allora, io oggi cercherò proprio di darvi questa informazione, partendo dal fatto, ad esempio, non so se tutti lo sapete, ma la sperimentazione animale è molto strettamente normata. L'ultima regolamentazione che è stata pubblicata è la direttiva europea del 2010, che come vedete ha come titolo protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, e che mette tutti i paesi d'Europa sullo stesso piano e li sottopone tutti alle stesse condizioni per poter utilizzare gli animali da laboratorio. Direttiva che è stata recepita in Italia dal decreto legislativo del 2014 numero 26. Questa direttiva è già la seconda, già nell'86, l'Europa aveva emanato una direttiva europea sullo stesso argomento che era stata recepita in Italia con la legge del 92. Quindi possiamo dire che ormai sono quasi 40 anni che l'Europa ha una normativa sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, che garantisce veramente un elevato livello di protezione degli animali. Oltre a questo, per me è sempre molto importante ricordare che chiunque sia contrario eticamente alla sperimentazione animale non è costretto a farlo, anzi, assolutamente, può sia dedicarsi ad altri tipi di ricerca, che anche dichiarare la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, e quindi nessuno mai potrà costringerlo a toccare assolutamente un animale se questa persona ritiene di essere eticamente contraria e quindi esercita il suo diritto all'obiezione di coscienza. È molto importante che questo lo sappiate e lo ricordiate. Chiunque utilizza un modello animale lo fa perché è eticamente convinto che sia una cosa corretta e che sia una cosa da fare nell'interesse del miglioramento delle conoscenze biomediche che poi serviranno agli animali sia umani che non umani. Tutta la normativa deriva da un principio etico, appunto, che è il principio delle 3R, che è stato dettato nel 1959 da questi due ricercatori, Russell e Bartsch, in un libro, The Principles of Human Experimental Technique, il principio delle 3R, dove le 3R saranno indicare replacement, reduction e refinement. In pratica, replacement significa che
un ricercatore deve poter utilizzare un modello animale solo ed esclusivamente se non esistono altri modi per raggiungere lo stesso obiettivo scientifico, a parte evidentemente utilizzare l'uomo, che come abbiamo detto prima sarebbe la metodologia migliore. Quindi, quando esiste un metodo alternativo, noi dobbiamo essere tenuti e costretti ad utilizzare un metodo che non preveda l'utilizzo degli animali. E noi possiamo utilizzare un animale, un topo, un pesce, solo ed esclusivamente quando non esiste nessun altro metodo per ottenere lo stesso tipo di risultato. Quando dobbiamo utilizzare gli animali per ottenere questo risultato scientificamente importante, dobbiamo fare il massimo di reduction, cioè dobbiamo ridurre al minimo il numero di animali che utilizziamo e di refinement, cioè migliorare al massimo le procedure, utilizzando tutte quelle tecniche, ad esempio, di anestesia e analgesia, che vengono utilizzate anche nell'uomo, quindi le migliori tecniche disponibili, fare sempre refinement quando siamo costretti ad utilizzare un animale. Quindi tutto il mondo della sperimentazione animale ruota intorno a questo principio cardine del 3R, che è anche tutta la legislazione. Ma quando stiamo parlando di animali, un'altra informazione che vi voglio dare oggi, non so se vi era già nota, di che cosa stiamo parlando realmente? Di tutti gli animali o soltanto di alcune categorie? Soltanto di alcune categorie, evidentemente. Cioè gli animali vertebrati non umani e con la nuova direttiva i cefalopodi. La normativa non si applica, ad esempio, agli invertebrati, quali Drosophila melanogaster, il famosissimo moscerino dalla frutta, o C. elegans, un verme nematode che è, oggi come oggi, molto utilizzato in ricerca perché è un organismo modello molto semplificato, ma dal quale si possono trarre molte informazioni. Perché il legislatore ha deciso di applicare questa protezione soltanto ai vertebrati non umani e ai cefalopodi, perché soltanto queste specie vengono ritenute senzienti, cioè in grado non soltanto di provare la sensazione fisica del dolore, ma anche di elaborare questa situazione ricavandone stress, distress e quindi diciamo modificare la propria esistenza sulla base del fatto che queste specie possono essere coscienti del fatto che questa sensazione fisica porterà un certo nocumento alla loro esistenza. Quindi animali vertebrati non umani, cefalopodi vengono considerati senzienti ad oggi, il moscerino e C. elegans, ad esempio, non vengono considerati senzienti e quindi non vengono inseriti all'interno della normativa vigente. E per fare questi esperimenti, come ci dicono molte in ambito biomedico, esistono le metodologie alternative? Purtroppo la risposta è molto poche. Molto poche, come potete vedere da questa slide, praticamente tutte. Il 79% solo e esclusivamente nell'ambito della tossicologia, in particolar modo della tossicologia cutanea e della tossicologia per quanto riguarda l'apparato visivo, l'occhio. Per tutti i restanti campi, purtroppo ad oggi siamo ancora molto lontani dal poter avere delle metodologie che veramente possono sostituire l'utilizzo di organismi viventi interi e quindi del modello animale. D'altronde è anche da dire che pur essendo costretti ad utilizzare gli animali, la vivisezione, per come è generalmente intesa, una pratica che induce un elevato grado di sofferenza all'animale, è in tutta Europa vietata, e potrei dire anche in tutto il mondo civilizzato, in quanto, ad esempio, l'articolo 15,2 del decreto legislativo 2014, e quindi anche della direttiva europea, dice chiaramente che, visto che è il Ministero della Salute che deve autorizzare l'esecuzione degli esperimenti, non sono autorizzabili procedure sugli animali che comportano dolore, sofferenze o distress intensi che possono protrarsi e non possono essere alleviati. Questo significa che ogni volta che uno sperimentatore chiede l'autorizzazione per fare un esperimento nel quale può esserci dolore, deve essere presente anche l'uso di anestetici e analgesici per ridurre questo livello di dolore al minimo possibile. Sarebbe ipocrita dire che i nostri animali non soffrono. I nostri animali soffrono, ma devono soffrire quel livello di dolore che soffrono anche i nostri pazienti, assolutamente non di più, e quindi devono essere trattati nello stesso identico modo in cui vengono trattati i nostri pazienti. Tanto che ormai i nostri stabulari vengono considerati, come vedremo più avanti, visto che la maggior parte degli animali utilizzati sono roditori, i nostri stabulari vengono chiamati anche mouse clinic, nel senso che servono più delle cliniche, effettivamente, che non i vecchi stabulari a cui eravamo abituati. Qui vi faccio vedere alcune foto in alto a sinistra. Questo che potete vedere è un ecocardiografo, quindi quando si va a studiare la parte circolatoria del topo si usa un ecocardiografo, si usano ecocardiografi esattamente come in clinica umana. Questa che vedete in alto a destra è una micro TAC, quindi
quindi esattamente come quello umano, l'unica differenza è quella, è l'apparato di anestesia che vedete qui. Il topo, chiaramente, o il rattino, devono essere anestetizzati prima di essere inseriti all'interno dell'attacco, perché mentre l'uomo basta spiegargli cosa sta succedendo all'animale, evidentemente questo non possiamo farlo, quindi per non indurgli stress lo dobbiamo anestetizzare con un'anestesia gassosa, e questo è l'apparato di anestesia gassosa. Il topino viene sdraiato su questo lettino e il lettino è inserito all'interno dell'attacco. Questo di sotto che vedete invece è una risonanza nucleare, questo è schermo da cui l'operatore può vedere le immagini, anche in questo caso l'animale anestetizzato, e questo è un esempio di come sono le gabbie dei nostri stabulari, questo sono io che sto maneggiando le gabbie all'interno delle quali sono contenuti i nostri animali. E che la sperimentazione animale ad oggi sia assolutamente ancora necessaria, ve lo dicono i ricercatori di tutto il mondo. Questo è uno studio fatto dalla più prestigiosa rivista scientifica al mondo, NETCO, che è andata a chiedere a un campione di 980 ricercatori se la sperimentazione animale è ancora essenziale per l'avanzamento delle scienze biomediche, e come potete vedere più del 90% dei ricercatori si è detto in accordo con questo tipo di affermazione, sostenendo quindi che per la comunità scientifica la sperimentazione, l'utilizzo del modello animale è ancora essenziale per l'avanzamento delle scienze biomediche, in particolare in quali campi può essere utilizzata e viene utilizzata la sperimentazione animale. Io sono sicuro che tutti voi avreste pensato praticamente solo ed esclusivamente alla ricerca farmacologica. In realtà non è così, vedete quanti sono i campi nei quali può essere utilizzata e viene utilizzata la sperimentazione animale. Va dalla ricerca di base, che è quella che serve a comprendere i meccanismi che stanno alla base dell'esistenza degli organismi viventi, alla ricerca applicata o traslazionale, che è quella che va a cercare i meccanismi sui quali i farmaci poi dovranno agire e che poi dovranno essere sfruttati per trovare dei rimedi alle patologie. Lo sviluppo dei dispositivi biomedici, che cos'è un dispositivo biomedico? Un esempio per tutti può essere il pacemaker, quindi qualche cosa che deve venire a contatto del nostro organismo, del nostro corpo, deve rimediare a qualche disfunzione e però dobbiamo essere sicuri che lo faccia senza indurre ulteriori danni. Quindi provate ad immaginare quali e quanti tentativi sono stati fatti prima di riuscire a mettere a punto un pacemaker che fosse effettivamente funzionante. E credo che apparirà a tutti evidente come, per capire se un pacemaker funziona o meno, sia necessario impiantare un organo vivente, non si possa fare su cellule in cultura o cose di questo genere. Poi abbiamo test di qualità, efficacia e sicurezza dei farmaci e alimenti. Tutto quello che ha a che fare con la sicurezza dei farmaci e dei nuovi alimenti deve prima passare per un test su un organismo vivente, per avere la garanzia che sia effettivamente sicuro. Pensiamo al vaccino che tutti stiamo aspettando contro il Covid, prima di arrivare all'uomo deve essere stato testato per la sua sicurezza su un organismo vivente, e infatti è stato testato per la sua sicurezza su primati non umani e su roditori. Protezione dell'ambiente, anche quella è sperimentazione che viene fatta sugli animali. Conservazione della specie, anche quello rientra nella definizione di sperimentazione animale. Altra formazione addestramento, voi pensate a un cardiochirurgo, ad esempio, su che cosa si può addestrare prima di arrivare a mettere le mani su un paziente umano. Evidentemente un cardiochirurgo si può addestrare, o qualsiasi altro tipo di chirurgo, si può addestrare solo e esclusivamente su qualche altro organismo vivente. Ad oggi ci sono anche dei sistemi computerizzati, ci sono anche delle simulazioni al computer, però tutti i chirurghi mi dicono che è una cosa completamente diversa fare una simulazione al computer piuttosto che trovare un intervento su un organismo vivente, anche dal punto di vista dell'impatto emotivo e anche dal punto di vista dell'empatia che si può provare. E quindi sono due ambiti nei quali c'è ancora molto da lavorare e nei quali ancora viene utilizzato il modello animale. E poi le indagini forensi per andare a stabilire dei dettagli che altrimenti non sarebbe possibile approfondire. Quindi in tutti questi ambiti tutto quello che viene fatto rientra nel termine di sperimentazione animale. Vediamo rapidamente un esempio di come si sviluppa un farmaco. Voi vedete che da una ricerca di base dalla quale escono un elevatissimo numero di molecole che sembrano essere promettenti per la cura di determinate patologie, ne passano a sperimentazione preclinica molte di meno. Quindi moltissime vengono scartate già dalla ricerca di base, fatte sul cellulare, fatte al computer, eccetera. Però ne arrivano lo stesso un elevato numero a sperimentazione preclinica perché sembrano essere promettenti. E vedete come dalla sperimentazione preclinica ne escono invece molte, molte di meno. 125, 250 ne escono solo 5-10. Cosa succede a tutte le altre molecole?
Beh, succede che nel modello animale si dimostrano o inefficaci o addirittura molto tossiche, per cui gli effetti sgraditi, gli effetti tossici, sono molto più rilevanti rispetto al beneficio che potrebbero dare e quindi vengono scartati. Ora, nel porsi la domanda etica, è giusto utilizzare l'animale da laboratorio oppure no? Dobbiamo considerare che se togliessimo questa parte dell'animale da laboratorio, tutti questi effetti tossici li vedremmo direttamente nell'uomo, nella sperimentazione clinica nell'uomo. Questa prima fase si chiama fase clinica di tipo 1, che viene fatta su volontari sani. Quindi avremo dei volontari sani ai quali andremo a dare dei farmaci che hanno degli effetti tossici importanti. E quindi chi farebbe il volontario sano? Consapevole del fatto che in lui si andrebbero a vedere gli effetti tossici molto importanti. Evidentemente soltanto chi è disperato, soltanto chi ha bisogno di soldi, soltanto chi sarebbe disposto a fare qualsiasi cosa pur di sbarcare il lunario, per così dire. E quindi ancora una volta andremo ad utilizzare l'uomo come cavia, l'uomo debole, l'uomo con minori capacità di proteggersi, comunque sempre l'uomo, in una maniera, a mio avviso, abbastanza analoga rispetto a quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale nei campi di sterminio nazisti. E quindi nel costruirci una posizione etica dobbiamo pensare, su questo argomento, dobbiamo pensare che se eliminassimo l'animale, andremo a fare tutti questi studi ancora una volta direttamente nell'uomo. E questo ci indica che la sperimentazione animale, lo sviluppo dei farmaci non è sempre stato obbligatorio. Lo è diventato nel 1960 a seguito di una serie di disastri avvenuti prima che la sperimentazione animale fosse obbligatoria. Ad esempio, mi piace citare questo caso in cui un medico italiano dimostrò, utilizzando soltanto 20 topi, che il mezzo di contrasto radioattivo che venne messo in commercio negli anni 40 per poter utilizzare le radiografie, raggi X per visualizzare i tessuti molli, era altamente cancerogeno. Se questi studi fossero stati fatti prima, tantissime persone non sarebbero morte di tumore, e in particolare di tumore al fegato, perché appunto con soltanto 20 topi il dottor Bogliolo dimostrò che questo mezzo di contrasto di ossido nitrito era altamente. La sperimentazione animale divenne obbligatoria in tutto il mondo dopo la tragedia della talidomide. Un farmaco commercializzato all'inizio in Germania e poi in buona parte del resto del mondo per ridurre le nausee. Un farmaco assunto da molte madri incinta per appunto ridurre la sensazione di nausea. Peccato che nessuno avesse fatto gli studi corretti nella specie corretta per dimostrare se fosse o meno teratogeno, cioè se inducesse modificazioni sul feto. Purtroppo questo farmaco induceva importanti modificazioni al feto, soprattutto nella prima parte della gravidanza, per cui nacquero tantissimi bambini con gravissime malformazioni e tantissimi altri non nacquero nemmeno, ci furono tantissimi aborti causati dall'utilizzo della talidomide. Questa signora, la dottoressa Kelsey, che qui vedete premiata del JFK, decise di non far entrare questo farmaco negli Stati Uniti, ai tempi lei era responsabile dell'FDA, perché non c'erano sufficienti prove della sua sicurezza, e questo evitò agli Stati Uniti, alla popolazione degli Stati Uniti, la tragedia della talidomide. Per questo venne premiata dal JFK, e da quel momento l'FDA impose l'utilizzo del modello animale nella costruzione del dossier, che deve essere poi presentato per arrivare a mettere in commercio un farmaco. Quindi la sperimentazione animale non è sempre stata obbligatoria prima di mettere in commercio un farmaco, lo è diventata in seguito alle grandi tragedie che l'umanità ha provato da farmaci non completamente testati. Quindi quello che dobbiamo fare è cercare di evitare che queste tragedie si verifichino ancora. E ancora molto recentemente, senza il modello animale non avremmo il vaccino anti-HPV, ma ancora più recentemente, senza il modello animale non avremmo il vaccino che sta arrivando, fortunatamente, contro il SARS-CoV-2, in particolare quali modelli animali, in particolare il topo geneticamente modificato, e le scimmie sono state molto utilizzate per arrivare a mettere a punto questo vaccino in un tempo record, perché credetemi, un anno per mettere a punto un vaccino è un tempo veramente molto molto inferiore a quello che è necessario solitamente. Ma ancora, come dicevamo prima, nei trapianti, nell'ambito dei trapianti, adesso si parla di trapianto di cuore come se niente fosse, ma questo signore, il dottor Christian Barnard, riuscì a mettere a punto, a fare il primo trapianto nell'uomo soltanto dopo aver fatto 52 tentativi che fallirono nel cane. Ok, quindi voi immaginatevi
quanto si sia lavorato per qualsiasi tipo di trapianto in modelli animali prima di arrivare all'uomo. Ancora nell'esplorazione dello spazio, questo è il primo cane e questo è il primo primate non umano che viaggiarono nella gara della conquista della Luna. Laika fu più fortunata perché lo Sputnik esplose in volo, mentre Hama, lo scimpanzé, si vede che se la sentiva, che gli sarebbe andata bene perché il suo viaggio andò benissimo, ritornò sulla Terra, visse fino a 27 anni, che è un'età ragguardevole per un primate non umano, morì di vecchiaia nel 83 e la sua tomba si trovava al Mugordo nel New Messico. Quindi anche nella corsa allo spazio, anche nel cercare di capire che tipo di effetti può avere l'assenza di gravità sull'organismo vivente, prima di mandare degli uomini allo spazio, vengono mandati altri organismi viventi, una volta cani e scimpanzé, perché la tecnologia ci permetteva quello. Oggi, questa è Samantha Cristoforetti, l'astronauta italiana, oggi Drosophila melanogaster e C. elegans, ma sempre gli organismi viventi che vengono utilizzati per testare gli effetti di cose sconosciute sulla, appunto, sul nostro metabolismo e sulle nostre reazioni. E ancora c'è un bellissimo progetto della NASA che ipotizza i viaggi verso Marte e che ipotizza e che prevede anche tutta una serie di studi. I primi a viaggiare verso Marte saranno dei roditori, dei topolini. Data tutta questa panoramica abbastanza generale di quanto la sperimentazione animale venga utilizzata in tutti gli ambiti, andiamo a vedere quali sono i numeri, cioè di quanti animali stiamo parlando. Vedete che in Italia si parlava nel 1998 di circa 1.100.000 animali, e nel 2017 questo numero di animali è praticamente dimezzato. 575.000 animali nel 2017 utilizzati in tutti gli ambiti che abbiamo visto prima, che vanno sotto il nome di sperimentazione animale. Ma siamo bravi o siamo cattivi? In tutto il resto d'Europa e in tutto il resto del mondo questi numeri sono simili, maggiori, minori, come sono? Beh, evidentemente non è un segreto che in Italia non si faccia moltissima ricerca, purtroppo in Italia la ricerca biomedica non è molto considerata, se ne fa poca, infatti molti di voi se andranno avanti nei loro studi, probabilmente tra qualche anno saranno all'estero a fare ricercatori. E vedete come dove si fa più ricerca si usano più animali. Inghilterra circa 2 milioni all'anno, Germania lo stesso, Francia poco di meno, addirittura la Svizzera utilizza più animali di quanti non ne abbiamo utilizzati noi in questi ultimi anni. E di che animali stiamo parlando? Come dicevamo prima, principalmente roditori, poi pesci, poi uccelli, poi conigli, suini, anfibi arettili, bovini, equini, caprini, cani, scimmie, gatti zero. Perché gatti zero? Perché in Italia non c'è nessuno che faccia ricerca sui modelli nei quali può essere utile il gatto. Il principio fondamentale è che va sempre utilizzata la specie, a parità del risultato che possiamo ottenere, a più basso sviluppo del sistema nervoso centrale, che quindi può essere meno in grado di provare stress, dolore e sofferenza, a parità del risultato scientifico che possiamo ottenere. Quindi, se posso ottenere lo stesso risultato utilizzando un cane, un topo, sono tenuto ad utilizzare un topo. Se posso ottenere lo stesso risultato utilizzando un cane, un topo o un moscerino, sono tenuto ad utilizzare il moscerino. Quindi chi usa i primati non umani è semplicemente perché non può utilizzare nessun altro tipo di animale per, a più basso sviluppo del sistema nervoso centrale, per ottenere lo stesso tipo di risultato. Un esempio per tutti, l'HIV, che è un virus che purtroppo può essere studiato solo e esclusivamente nei primati non umani. Quindi chi sta studiando l'HIV non può che utilizzare un modello primate non umano se non vuole fare i suoi studi direttamente nell'uomo. E per chiudere direi andiamo ad inserire in un contesto tutto questo. Per la sperimentazione animale che porta allo sviluppo di terapie in tutti gli ambiti che abbiamo visto, che porta al miglioramento delle conoscenze biomediche in tutti gli ambiti che abbiamo visto, si utilizzano circa 600.000 animali. In quali altri ambiti utilizziamo, sacrifichiamo animali in Italia? Beh, evidentemente nell'alimentazione. E quanti animali sacrifichiamo in Italia per l'alimentazione? Questa è una cifra che di solito fa spaventare parecchio. Per l'alimentazione in Italia sacrifichiamo o macelliamo all'incirca 600 milioni di animali ogni anno, pesci esclusi. Se dovessimo aggiungere anche i pesci, questo numero andrebbe ad aumentare in maniera decisamente molto importante. E agli altri animali, quei roditori che vengono principalmente, che rappresentano il 90% degli animali utilizzati in ricerca, invece cosa facciamo? Beh, per loro nella vita comune, tutti i giorni, c'è evidentemente la deratizzazione. Deratizzazione che porta ad uccidere in maniera molto violenta, credo che voi lo sappiate, come funziona un veleno
per la deratizzazione, se non lo sapete me lo potete chiedere dopo e sarò lieto di spiegarvelo, però con la deratizzazione soltanto a Milano, che è la mia città, vengono uccisi all'incirca tra i 650 e i 950 mila roditori ogni anno, molti di più di quelli che utilizziamo per l'allevamento animale. Quindi questi topi, che sono praticamente gli stessi animali, che sono assolutamente gli stessi animali, li sacrifichiamo senza grossi problemi per la deratizzazione, però abbiamo dei problemi nel poterli utilizzare per la sperimentazione. Questo è un cortocircuito che si viene a creare, del quale veramente ci sono spiegazioni assolutamente non convincenti. E poi c'è tutta la disinformazione che viene fatta, ma su questo credo che siate addirittura più informati di me, sappiate molto meglio di me che la disinformazione è un grosso problema relativamente al moderno utilizzo dei mezzi di comunicazione, dei social di oggi, per cui bisogna sempre fare molta attenzione alle informazioni che si trovano, bisogna sempre andare alla ricerca delle fonti delle informazioni, e soprattutto per voi che state iniziando un percorso, il mio suggerimento è: non accontentatevi mai di una frase, andate sempre a chiedere il perché, andate sempre a chiedere spiegazioni, cercate sempre, se possibile, di vedere i dati originali sulla quale si basa quell'affermazione. E chiedete a chi effettivamente è esperto, perché ha studiato per tanti anni, voi vi state accingendo a studiare per tanti anni e la vostra formazione dovrà essere per voi una grande ricchezza e non dovrete aspettare che chi invece si laurea su Google possa controbattere le vostre affermazioni in maniera allegra. Per questo motivo io vi lascio suggerendovi due letture che secondo me sono molto interessanti. Il primo è un libro scritto da due oncologi, Maurizio De Incalzi e Elisa Mozza, che ci descrive un po' più nel dettaglio come effettivamente nascono le particolare riferimento ai farmaci in ambito oncologico. E l'altro, un bellissimo libro di Salvo Di Grazia, un debunker, noto appunto come MedBunker, è un medico ginecologo che si occupa a tempo perso, come hobby, di cercare di smontare tutte le varie, consentitemi di dirlo, fesserie che girano su internet. Grazie davvero a tutti per l'attenzione e sono a disposizione per le vostre domande. Pronto, Edoardo?